Da Roma intanto non arrivano segnali. L'iter di apertura dell'aeroporto di Comiso è incagliato tra il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti, a cui è stata inviata la bozza di convenzione dopo il primo parere positivo ottenuto dall'ufficio legale dell'ENAV, parere che non era bastato comunque per arrivare ad una stipula in tempi rapidi del protocollo. Lo start-up nel frattempo è bloccato, la speranza è che l'incontro interministeriale richiesto dagli stati generali della provincia possa arrivare al più presto, ma un'ipotesi nel frattempo di volare senza ENAV mediante il sistema AFIS è realizzabile a Comiso. La domanda l'abbiamo girata al presidente della SOACO, Rosario Di Bennardo. Partire in AFIS significa partire già declassati, perché l'AFIS è un tipo di sistema di controllo aereo che non utilizza la maggior parte delle compagnie aeree, ma solo i charter e alcune compagnie minori. Quindi accettare di partire in AFIS, se il territorio lo richiede, se la società è d'accordo, possiamo anche farlo, ma significherebbe già declassarci in partenza. Quindi abbiamo i soldi per 2 anni per i controllori di volo a pieno titolo, utilizziamo questi 2 soldi, dopodiché se in questi 2 anni non riusciamo a raggiungere i numeri che ci chiedono, allora potremmo anche accettare l'ipotesi AFIS, ma non vedo perché, avendo i soldi, avendo la disponibilità, non avendo nessun esborso da parte dello Stato, non si debba firmare questa convenzione per dare 2 anni di prova all'aeroporto di Comiso.